Buongiorno cari amici, oggi è il 18 febbraio 2018, questa è la prima edizione della nostra rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Regione Lazio, l'esercito dei comandati, spesi 13 milioni in 2 anni per stipendiare politici locali e dipendenti di ATAC e AMA. Nel 2016 l'operazione ha portato nelle tasche di gran parte dei comandati, solo amministrativi, fino a 24.000 euro in più all'anno rispetto alla busta paga percepita negli enti di provenienza, per un totale di oltre 1,6 milioni di euro di bonus. Il costo è lievitato dal 2014 grazie a una delibera dell'ufficio di presidenza guidato dal DEM Daniele Leodori. Tra i beneficiari ci sono lavoratori provenienti da ATA, CAMA e COTRAL che non ha mai sostenuto concorsi pubblici. C'è un esposto del USB. Boschi, campagna elettorale col banchiere renziano, azionisti Sparkas, anche qui una piccola Etruria. Collegio che vai, risparmiatore che trovi, insomma quasi un destino per Maria Elena Boschi, candidata a centinaia di chilometri dalla Suarezza per evitare la rappresaglia elettorale dai truffati di Banca Etruria. In Alto Adige ha più di un motivo per sentirsi a casa. Così quando sale a Bolzano per un incontro elettorale capita ad accoglierla ci sia anche Carlo Costa, il vicepresidente della Cassa di Risparmio di Bolzano. Diritti dei cittadini, l'Italia è 20ª tra i paesi occidentali, ha lo stesso punteggio della Romania, solo in 4 fanno peggio. Nel Rule of Law Index, indice elaborato dalla fondazione non profit americana World Justice Project, il nostro paese raggiunge appena la sufficienza e si piazza appena sopra la Polonia. Male nel campo della corruzione e dei diritti dei lavoratori. Pesano anche i ritardi nei processi civili. Napoli, De Luca dice usano i camorristi per ricartarci. Di Maio risponde loro sono gli assassini politici della mia gente. Grasso risponde dobbiamo urlare forte il nostro no alla corruzione, all'illecito finanziamento dei partiti, all'inquinamento dell'ambiente e alle mafie. Ci vediamo il 26 febbraio a Napoli dove insieme manifesteremo le ragioni di chi non vuol lasciare il paese in mano alla corruzione. Iran, precipita aereo con 66 persone, era partito da Teheran diretto a sud. Il portavoce della compagnia aerea Aizman ha dichiarato alla TV di Stato che i passeggeri sono tutti morti nello schianto. Cari amici, con questo è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con la programmazione.